Questo premio onora le arti e abbiamo avuto Brandi Marte premiato per le arti, onora il giornalismo e c'è un uomo di straordinaria simpatia, di valori sempre evidenti, quale che sia lo scritto e l'indirizzo che ha il suo scritto, è un uomo che dà prestigio alla sua professione ed è una bandiera non solo del giornalismo in assoluto, ma è sicuramente uno dei grandi vanti della grande nazione di Firenze. Pier Francesco Listri. Io penso che guardando Pier Francesco Listri moti di invidia partano da Giorgio Ariani. Brandi Marte è stato evidenziato come quello che ha toccato con poche parole caustiche, sincere, vere, autentiche, come sa fare lui, la Firenze di oggi. Appena io ho accennato con una domanda che poteva essere insinuante, che dovesse parlare del degrado di questa città che ha molti cinesi, che manca di aeroporti, frena le iniziative migliori, non riesce a trovare lo smalto antico che si è andato via via perdendo o per disinteresse o per incuria o per non lo so per quale ragione, ma ecco, ma un attento giornalista che un giorno magari si divertirà a smettere di scrivere per il giornale e lasciare la cronaca per la storia, ecco, cosa si potrebbe dire del nostro tempo fiorentino? Non perché Firenze escluda dal tema tutti i signori in ascolto che vanno dal Lazio fino alla Liguria, ma perché Firenze è di tutti e noi amiamo che questa Firenze non possa parlare di degrado, di troppi cinesi in vista, di gioiellerie che spariscono per far posto ai pizzettari. Cosa ne pensa Gianfrancesco Listri? Ma io intanto amo i cinesi, tu l'hai citato due volte negativamente, in fondo se i cinesi vengono sono piccoli, sono cortesi, sono bravi, bene. Sì, oggi certamente è un periodo di stanca, è probabilmente un periodo fra vari periodi. Firenze ha avuto periodi lunghissimi di grande evidenza, non dico quelli secolari che tutti sappiamo, ma anche quelli più recenti, dico 30-40 anni fa. Tornerà secondo me perché oggi il grande vantaggio di Firenze è di essere apparentemente inattuale, cioè non è attuale in niente, non ha i giornali, non ha la televisione, non ha le mode. Questo non avere le mode è la sua saldezza, questo essere un filtro diverso della realtà, essere più appartata, essere felicemente provincia, che vuol dire essere universale, diversamente dalle metropoli. Le metropoli sono ormai delle megalopoli, invece la provincia può essere universale come è Firenze. Firenze ha questo e poi ha questa immensa, inesauribile tradizione che si lega, credo, a una delle capacità più rare, quella di unire la finezza dell'intelligenza con la grande manualità. Queste cose salveranno Firenze. E poi, insomma, cominciamo noi che stiamo vivendola a cercare di farla migliore, non noi numeri uno. Io mentre ero là e ascoltavo pensavo che per me, sì, ho cominciato numero 100, numero 50, poi forse numero 20, poi è passato tanto tempo, il numero uno forse mi è passato senza che me ne accorgessi e con la saggezza degli anni ho detto andiamo oltre il numero uno, il numero zero. Essere il numero zero è una cosa che conforta, ci dà più consapevolezza di noi e ci aiuta nel fare. Auguri. Ciao Pier Francesco.